Ringrazio Gigino Nappa per la copertina, perché oltre alla sua vicenda che io ho cercato di raccontare, mi ha deliziato con questa bella copertina. Domenico Ambrosino, giornalista procidano di lungo corso, penna tagliente dell'Isola di Arturo, già corrispondente di Paese Sera, attualmente del quotidiano Il Mattino di Napoli, oltre che fondatore e direttore del periodico Procida Oggi, nei giorni scorsi nella sala consiliare del municipio di Via Libertà, per l'occasione gremita di persone, ha presentato la sua ultima fatica letteraria. Si tratta di un atto d'amore verso l'isola che gli ha dato i natali e sulla quale ha insegnato inglese per 40 anni, ricoprendo anche la carica di consigliere comunale per circa un ventennio. Gente di Procida, pescatori, marinai, contadini e preti è il titolo del libro interamente dedicato all'isola di Graziella e in cui sono narrati episodi di vita vissuta e nel quale rivivono personaggi del popolo che hanno fatto la storia di Procida. La serata, condotta dal giornalista Ciro Cenatiempo, ha visto la partecipazione di numerosi colleghi di Domenico Ambrosino, tra cui i giornalisti Antonio Lubrano, Ermanno Corsi, Maria Luisa Massa e Antonello Velardi. Domenico Ambrosino ci ha spiegato brevemente in cosa consiste il suo libro. È un viaggio nella memoria storica dell'isola. Mi sono reso conto che le giovani generazioni non sanno molto della storia dei loro padri. Da qui ho avuto la necessità di raccontare l'isola attraverso i suoi protagonisti, e cioè i pescatori, i marinai, i contadini e i preti. A Procida 100 anni fa c'erano 100 preti, quindi un'isola molto ma molto religiosa. E quindi io racconto queste storie di questi personaggi proprio per consegnare alle giovani generazioni le radici dei loro genitori, i sacrifici che hanno fatto per portare avanti la vita. Tanto per incominciare, incomincia con Trieste il libro, Trieste, perché Trieste, a Trieste andavano le lampare dei procidani a pescare il pesce azzurro, perché a Trieste lì i triestini, pur essendo molto capaci dal punto di vista organizzativo, non erano ancora in grado di praticare la circuizione, la tecnica della circuizione. Per cui i procidani si spostavano a Trieste perché erano già bravi a fare queste pescate con le reti a circuizione delle lampare. E quindi sacrifici immensi. Al di là della trasferta, loro vivevano, come poi mi ha raccontato il mio papà, che era pescatore, e vivevano in delle baracche che di estate diventavano roventi di fuoco per le lamiere che si infuocavano, e come mi diceva papà, la loro salvezza fu un cimitero, perché accanto alle baracche c'era questo cimitero e loro andavano a dormire sui letti di marmo dei loculi, letto fresco di marmo, per dire quanti sacrifici che facevano questi nostri genitori. Ambrosino ci ha raccontato anche qualche aneddoto scritto nel libro. E poi racconto l'imprenditoria, lo shipping dei marinai, dei comandanti, racconto i contadini con le loro produzioni. Alla Chiaiolella, che è poi il luogo più vicino a Ischia, tant'è vero che viene chiamata, noi veniamo chiamati, io sono di quella zona, veniamo chiamati i Chiaudisc, cioè della Chiaia di Ischia. Dalla Chiaiolella partivano ogni giorno 70 asini, una flotta di 70 ciucci, per venire a vendere i prodotti agricoli nella parte superiore, a Mercoppe, cioè la città che era poi la zona che sbocca nel porto commerciale di Marina Grande. E quindi questi asini portavano i prodotti della terra, e racconto io in questo libro tutti gli agricoltori, come pure in tutti i pescatori, anche attraverso i soprannomi, perché qui le famiglie chiaramente erano molto intrecciate, e quindi per distinguere gli uni dagli altri c'era bisogno dei soprannomi. Io ho fatto una ricerca
di tutti i soprannomi, di tutti i soprannomi dei possessori, sia delle parole a terra, sia delle lampare a mare, delle saccaveve. E quindi racconto anche attraverso queste curiosità delle cose veramente incredibili. Tanto per dirne una, c'era qui a Procida l'assaggiatore di latrina, cioè per concimare la terra loro si usavano i liquami, i pozzi neri, e però siccome in molti pozzi neri c'era infiltrata l'acqua salata, c'era l'assaggiatore di latrina che prima di portare la latrina nel campo per innaffiarla, per concimarla, bisognava assaggiarla per vedere se era stata presa appunto dalle acque salate.